Oltre 225.000 euro di spesa per la manutenzione delle strade a San Giovanni, un impegno complessivo che supera i 300.000 con i costi accessori. Questo il programma nell'immediato, con partenza arteria per arteria già nei prossimi giorni. Pianificato l'attività di rifacimento degli impianti stradali. L'investimento questa volta è consistente, siamo a un investimento di oltre 300.000 euro, quindi anche i chilometri di strada riusciremo a coprire una porzione significativa di San Giovanni. Non sufficiente a coprire tutte le necessità, ma per ragioni chiaramente priorità andremo a sanare le situazioni ovviamente più complesse e più difficili. Molte le strade coinvolte nel progetto, di fatto in tutte le zone della città di Masaccio. Tra gli interventi prioritari che abbiamo identificato abbiamo Lungarno Don Minzoni, nel quale andremo per la carreggiata vicino all'Arno a sanare la situazione attuale e al rifacimento dei marciapiedi lungo la Pineta. Sul Lungarno Risorgimento interverremo fondamentalmente nella zona tra la rotatoria di Ponte Pazia e la scuola media, rifacendo il manto su tutte e due le carreggiate. E un intervento significativo è il Lungarno Sette Fratelli Cervi. Via Don Sturzo nel tratto finale, dove effettivamente abbiamo un significativo degrado stradale. Via Trieste sulla parte iniziale di congiungimento tra Via Roma e Via Pier Sansoni, Via Spartolo Lavagnini, altro tratto che ha assolutamente necessità di intervento, Via della Costituzione, Via 2 Giugno. Inoltre hanno da segnalare anche i marciapiedi di Via della Resistenza, quasi 30.000 euro di impegno, oltre al completamento delle piste ciclabili cittadine per 8.500 euro.